Le sculture in marmo di Fabio Viale salutano Arezzo dopo aver riscosso un grande successo da giugno al primo di novembre, protagoniste della mostra diffusa Aurum, un'esposizione che ha inciso sulla percezione stessa della città. La mostra è stata pubblicizzata e pubblicata nelle più grandi e importanti riviste nazionali e internazionali d'arte. Verrà scelto un luogo per un regalo di Fabio Viale? Sì, io sfacciatamente gli ho detto: ma ci lasci un'opera, vero? E lui candidamente mi ha risposto: certo, ma non ti lascio un'opera, scegliamo un luogo dove installarla e in funzione del luogo ne farò un appositamente, quindi ancora più bello. Non solo marmo, ma anche oro. L'artista ha infatti inserito nelle opere un grammo del metallo prezioso, vero filo conduttore della mostra. Le sculture, secondo Viale, sono come delle batterie che devono ricaricarsi e lo spettatore è in grado di fornire l'energia necessaria. Sant'Ignazio, ad esempio, è uno degli spazi che davvero mi ha colpito e oggi, che sono ritornato dopo mesi, ho trovato uno spazio non solo pieno di energia, ma con una luce e una forza, no, che queste sculture riuscivano a dare, che non era più la loro, ma era di tutte le persone che fino ad oggi sono state dentro questa chiesa e si sono emozionate come mi sono emozionato io. Ci sono già dei dati disponibili per far capire appunto quanto sia stata apprezzata questa mostra? Ci mancano i dati dell'ultima settimana, che abbiamo già 17.000 presenze alla mostra e sono tutte presenze o il 90% a pagamento. È stato inoltre pubblicato il catalogo della mostra Aurum di Fabio Viale, edito da Magonza. Grazie.